per partecipare alla mediazione civile. Buon pomeriggio a tutti. Dunque, la domanda è forse una delle domande più complesse a cui rispondere, nel senso che organismo che vai è regolato da ogni. Ci sono degli organismi molto formali e se non hai la delibera addirittura non ti fanno neanche entrare, quindi se non hai l'avvocato, la delibera, l'amministratore che si presenta ti chiudono la porta in faccia, e organismi invece nei quali qui, proprio perché lo spirito è uno spirito diverso, è uno spirito conciliativo, l'amministratore ha assolutamente il titolo per presenziare anche senza delibera. Anche perché bisognerebbe capire, se no, perché il 1130 gli dà dei poteri di poter addirittura resistere in giudizio senza alcun genere di delibera assembleare, però non può partecipare alla mediazione. Dovrebbero spiegare agli organismi dove questa cosa non è consentita, perché la norma UNI dice che l'amministratore dovrebbe tentare di consentire e conciliare le cause o le liti all'interno del condominio piuttosto che incentivarle. La formalità e la rigidità spesso è figlia della volontà di trovare l'accordo, che è la stessa cosa di non verbalizzare la proposta, mettere l'amministratore nelle condizioni di arrivare in assemblea e non avere una proposta scritta o un'ipotesi di accordo, per cui è lui che deve raccontare con tutti gli annessi e connessi, perché se parliamo di un'impugnativa di una delibera magari c'è già anche una conflittualità di fondo anche nei confronti dell'amministratore, quindi il fatto di non avere un accordo scritto, magari raggiunto in sede di mediazione, e dover arrivare a un'assemblea per trovare un consenso quando non si sa neanche bene i termini, questo può portare a far fallire molte mediazioni sulla carta già definite. Io ho fatto un'esperienza all'ordine, che penso all'ordine degli avvocati di Milano, che mi ha abbastanza sconvolto. Avevamo una pratica, diciamo, una questione abbastanza facile, nel senso che un'impugnativa di delibera con criterio di ritardo. Avevamo già trovato l'accordo, nel senso che l'accordo era, avevamo trovato già una via di mezzo tra gli avvocati, quindi era abbastanza semplice. Siamo arrivati davanti alla mediatrice, che dopo tutte le varie formalità, per cui mancava sempre un pezzo per farci arrivare ad una, dice: va bene, allora se avete trovato l'accordo, arriviamo al prossimo incontro e l'amministratore va in assemblea. Io dico: scusi, possiamo formalizzarlo? Siamo qua in due, possiamo formalizzare l'accordo, siamo tutti e due d'accordo, in modo tale che l'amministratore allega l'accordo alla convocazione dell'assemblea, l'assemblea accetta i termini della questione, arriva, delibera e torniamo. Ma no, assolutamente, violazione della riservatezza, insomma quello che accennava il dottor Giordano prima, morale della favola, l'amministratore va in assemblea con l'elenco delle cose di cui avevamo discusso, che io avevo ben scritto nel mio fogliettino scritto a mano durante la mediazione. Quindi prende il consenso dell'assemblea per definire. Torniamo e la collega si era dimenticata che voleva anche le spese legali. Quindi lui ci aveva messo giusto quel mese per convocare l'assemblea, per trovare tutto l'accordo, per arrivare a tutti i dettagli. Siamo arrivati lì e quell'accordo non serviva, perché lei voleva anche le spese legali che non aveva detto la volta prima, che non erano scritte, quindi non si poteva dire: guarda che l'altra volta, sì, ma mi sono dimenticata, sì, ma ne avevamo parlato, sì. Cioè, questi sono i problemi pratici che poi ci sono quando uno si trova a definire o ad affrontare una mediazione. Se la volontà è quella che questo strumento sia uno strumento efficace, perché altrimenti se il senso è quello di perdere tempo, allora ormai la giustizia, penso che non ha conosciuto tutti i tempi e le indagini che ci sono, non ha più molto senso come utilizzo dello strumento. Grazie mille. Oggi